Cari amici, qualcuno di voi probabilmente riconoscerà queste due mole, queste due antiche mole di mulino che si trova nel cuore del Parco di Veio. Queste due mole di questo mulino sono state utilizzate per pecore. Sì, no, come mole sì, ma sono state utilizzate in un famoso film dedicato a Pinocchio. Queste erano le mole e questa era la casa del gatto e la volpe. Non a caso abbiamo scelto questo posto perché è un posto che deve ricordare qualcosa a qualcuno. Oh, perché deve ricordare qualcosa? Perché ricordiamoci, cari amici, che il gatto e la volpe sono la realtà dell'Italia di oggi, tant'è vero che oggi noi abbiamo fatto ben tre denunce che abbiamo presentato contro certi gatti e certe volpi. Adesso diamo la parola a Orazio che illustrerà queste tre denunce sinteticamente. Sono tutte contro gatti e volpi. Allora, i più, diciamo, spellacchiati sono un duetto di rom o cinti, o meglio dire, come si diceva una volta, zingari, che ci hanno provato a fregamme. Ci hanno ovviamente provato perché io l'ho immediatamente individuati come l'ho visti e gli ho fatto fare la figura del sorcio, non del gatto della volpe, ma del sorcio, come si dice a Roma. Ecco, per sicurezza lui li ha anche denunciati. Li ho denunciati. Non si sa mai. L'altra cosa invece molto più seria, che è diciamo, messa oramai agli occhi di tutti e che appare e traspare oramai abbondantemente, è che la signora Raggi, sindaco di Roma, oggi compie un mese esatto del suo mandato e praticamente, almeno all'apparenza, non sembra che sia cambiato nulla da prima. Anzi, perché è peggiorato, perché la cricca gli sta creando dei grossi problemi, soprattutto, e questo lo dobbiamo dire, cari amici, perché è importantissimo. In ordine allo smaltimento dei esattamente, rifiuti. Esattamente, i rifiuti, Roma è diventato un letamaio, prima era solo un letamaio morale, perché c'è il Papa, più letamaio di così, eccetera. Adesso è anche un letamaio concreto, e perché? Perché ovviamente per creare delle grosse difficoltà alla signora Raggi, hanno fatto, la prima cosa che hanno fatto, non raccolgono più le immondizie. Ora è importante. No, aspetta. Il motivo c'è, è che sono 4 anni che è scaduto il contratto, e quindi occorre rinnovare il contratto, ormai sono passate 3 amministrazioni. E questo contratto non si rinnova e giustamente gli operatori dell'AMA e dell'ACEA e di quant'altro sono abbastanza imbestialiti. Ma questo è giusto, però farlo adesso e sistematicamente contro la Raggi è indicativo del fatto che queste persone sono avrebbero potuto farlo prima, ma prima non lo potevano fare perché l'organizzazione che gestisce questi enti è un'organizzazione puramente mafiosa, totalmente mafiosa, quindi scioperare contro quei mafiosi lì potrebbe rappresentare un rischio. Siccome invece la signora Raggi è così una sprovveduta, molto sprovveduta, incompetente, è incompetente, sprovveduta, loro credono chissà che cosa fare senza conoscere le retrovie della realtà italiana, che è camorristica, mafiosa, andranghetistica, Sacra Corona Unita, intendendo anche la Sacra Corona al di là del Tevere, intendiamoci bene, quella è la peggio di tutti, Sacra Corona. Quello è il sacro seggio. Sì, è il sacro seggio. È la sacra latrina. Beh, non a caso l'invenzione della sedia papale col buco de fora. Appunto. Come si chiamava? La Splendida, mi pare. No, non era, in questo momento non lo ricordo. Però mi viene un nome così, tipo la Splendida. Ricordo una memoria molto interessante relativa appunto a un'ambasceria di una persona molto importante nel pieno del Medioevo,
dove il Papa lo ricevette mentre stava cagando. Allora, cari amici, è così, io che te devo dire, continuasse a cagare questo Papa. Allora, questa invece terza denuncia che abbiamo presentato oggi, questa qua, è abbastanza ponderosa e diciamo anche molto approfondita, intenzionalmente per far capire al magistrato, che solitamente non è che abbia questa grande apertura mentale, oltre quella leguleia che si portano avanti, no? e la prosopopea che si portano avanti, perché se ci avessero un briciolo di umiltà dovrebbero solo chiedere scusa a tutti gli italiani che da tre decenni, a cui da tre decenni insabbiano le denunce e se non le insabbiano concludono i processi dopo mediamente 12 anni. No, di recente c'è un dato statistico molto interessante che paragona la durata dei processi in Alto Adige, che è di 3 anni, con quelle di Napoli, che è oltre 16 anni, un processo medio dello stesso tipo. Allora, qui, eccolo qui, adesso lo leggo, questa è la seconda denuncia che feci il 6 marzo del 2011 e che, essendo scaduti i termini dei 5 anni, non avendo avuto esito di nessun genere questa denuncia, che è di una gravità assoluta, oggi, invece che da solo, come la presentai all'epoca 5 anni e passa fa, oggi l'abbiamo ripresentata assieme, perché è tuttora come Asso Consumatori, come Asso Consumatori, come Alba Mediterranea, come Giorgio Vitali e come Orazio Ferniani. Perché? Perché è di una gravità assoluta. Quello che succedeva 5 anni fa, che io denunciavo, succede tuttora. Eccolo qui. È una querela contro tutti i governatori della Banca Centrale Europea a partire dal 1992, tutti i governatori e dirigenti della Banca d'Italia a partire dal 92, tutti gli appartenenti ai consigli di amministrazione delle banche commerciali private operanti sul territorio italiano a partire dal 92, tutti i dirigenti e titolari del Ministero dell'Economia a partire dal 92, tutti i dirigenti del Ministero delle Finanze sempre dal 92, i dirigenti e titolari del Tesoro, i dirigenti e titolari del Bilancio e tutti i ragionieri generali dello Stato e i consiglieri e direttori generali della Corte dei Conti, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, ecco, i dirigenti, amministratori e funzionari di Equitalia, eccetera, eccetera, eccetera. Per, sentite il capo d'accusa, infedeltà in affari di Stato, devastazione, saccheggio e strage, peculato, malversazione e danno dello Stato, corruzione per un atto contrario di ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, abuso d'ufficio, commissioni di atto ufficio, usurpazione di funzioni pubbliche, inadempimento del contratto di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, associazione a delinquere, devastazione e saccheggio, falsificazione di monete e spendite, introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate, circostanze aggravanti, verificazione delle carte di credito, di pubblico credito delle monete, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e in atti certificati, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti certificati, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici, falsità in registri e notificazioni, uso di atto falso, documenti dichiarati dagli atti pubblici agli effetti della pena, documenti informatici, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione, rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico del mercato e nelle borse di commercio, manovre speculative su merci, turbativa di libertà dell'industria del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, istigazione e aiuto al suicidio, riduzione in schiavitù, furto, rapina, estorsione, turbativa violenta del possesso delle cose immobili, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, circonvenzione di persone incapaci, usura, appropriazione indebita, impiego di denaro di provenienza illecita, abuso della credulità popolare, eccetera, eccetera. Che è successo? Perché? Allora, tralascio tutta una serie di motivazioni e leggiamo
il signoraggio secondario, la riserva frazionaria. Allora, qui c'è tutta una cosa da leggere, non ve la leggo perché è troppo lungo, ve lo andate a leggere che è molto meglio, perché anche se io lo leggo dove non, devono leggerla, non capireste, lo dovete andare a cercare su albamediterraneo.com oppure albamediterraneo1, seguite te, allora, seguite, poi seguito sì. Io. Cari amici, allora, la denuncia che noi abbiamo presentato riguarda un aspetto estremamente interessante che è stato denunciato più volte. Noi abbiamo raccolto tutta una serie di considerazioni che sono state anche scritte in certi libri. Richiamiamo l'attenzione sui libri scritti dal nostro amico Marco Saba, che di queste cose le ha centrate perfettamente. Quello che a noi interessa in questo momento è sottolineare questo aspetto. Il sistema bancario è un sistema che è stato concepito per truffare il cliente. Allora, la prima cosa che una persona si immagina è che la banca eserciti una sottospecie di truffetta da quattro soldi. In realtà sul cliente la banca campa alla grande, perché la banca si fa forte proprio del fatto che c'è un cliente. Una banca senza clienti è una banca che non campa, non può campare, ma non perché il cliente la fa lavorare, ma perché il cliente è la garanzia della banca. Se il cliente scompare, scompare anche la garanzia, perché la banca in se stessa non ha nulla che la garantisce, men che meno la proprietà di alcuni immobili. Queste cose sono importantissime. Un altro aspetto molto importante che noi vogliamo far sapere ai nostri amici è che la banca non emette mai fattura di tutti i soldi che incassa con una scusa o con l'altra dai propri utilizzatori. Quando noi facciamo un bonifico bancario ci chiedono una certa cifra per fare il bonifico. Sarebbe bene che i cittadini chiedessero alla banca la fattura per quei soldi che ci hanno chiesto. Siccome non lo chiede nessuno, siccome tutti hanno una paura madornale del banchiere, e sia pure un miserrimo impiegato sottoposto a un numero incredibile di vessazioni, e allora non lo chiede. Ma se tutti i cittadini cominciassero a dire: lei mi ha fatto pagare un euro, per dire, per fare un bonifico, bene, lei mi dà adesso la ricevuta e mi dà la fattura di quell'euro, le cose cambierebbero drasticamente. Il fatto è che succede sempre, ed è la realtà, che quando il cittadino si trova poi nella necessità di dover ricorrere alla banca, di dover tra l'altro utilizzare tutta la sua contabilità, perché magari la banca gli fa un decreto ingiuntivo perché vuole recuperare i soldi spesi per aver firmato un contratto capestro per un mutuo, sta roba qui, il cittadino si trova poi a dover faticare per dover documentare le spese sostenute, ad esempio, per il mutuo. Qualora invece il cittadino si abituasse a chiedere sistematicamente la ricevuta per ogni soldo sprezzato dal cittadino alla banca, voi capite perfettamente che la situazione cambierebbe drasticamente. Da questo punto di vista io non ho nient'altro da aggiungere, poi Orazio continuerà. Prima ho parlato della differenza che c'è tra i comportamenti della giustizia in Italia del Nord e in Italia del Sud. Qui c'è un articolo assai indicativo pubblicato su 7, il settimanale Corriere della Sera. Eccolo, no, io volevo faccio finire. Vedere, no, fammi finire vedere, dopo tu prosegui. Ah, okay. Eccolo qui, dove c'è scritto: a seconda dimmi dove vivi, ti dirò che giustizia avrai.
a seconda delle sedi cambia tutto. A Trieste per chiudere un fallimento servono 3 anni, a Siracusa 16 anni, ma non sempre il sud è messo peggio del nord. Questo è molto importante, perché il nord a volte è anche peggio del sud, ma queste sono differenze che in un paese civile non dovrebbero esistere, capito? Perché la magistratura deve essere la stessa a Trieste e a Siracusa. Evidentemente a Siracusa la magistratura ha mano libera di fare quello che vuole, perché ha la copertura della mafia, capito? Detto questo, ho detto quello che dovevo dire. Sì, no, io voglio solo seguitare un attimo. Per concludere, vi invito vivamente ad andare a leggere questa denuncia, che è basilare per capire come funzionano le banche. La vostra banca dove avete il conto corrente è quella che fa la vostra rovina. È lì che dovete capire dove c'è il marcio e come male funziona la vostra banca. Non c'è nessuna banca che non sia marcia, ricordiamocelo bene. Funzionano tutte non così. È soltanto la banca di proprietà della cricca che ha dato una mini stressa a questo infame governo, sono tutte le banche. Quindi qui c'è spiegato punto per punto come funziona la vostra banca e come è possibile andare poi ad attaccarla. Non è solo diciamo quindi fuffa, qui ci sono tutta una serie di riferimenti bibliografici, soprattutto americani o inglesi, ma anche italiani, dove potete trovare le informazioni che confortano e supportano quello che vi sto dicendo adesso. Quindi vi invito a fare questa cosa qui, perché è nel stesso vostro interesse dell'attività e della vostra vita di tutti i giorni. Non esiste più nessuno che non abbia un conto in banca o a BancoPosta. Oggi è d'obbligo, fra l'altro, per legge avere un conto corrente fiscale, perché così interloquite con i vostri amministratori. Il discorso quindi è: vale la pena di essere informati, vale la pena di andare a documentarvi. La cosa principale è che voi andate sul sito aldomirani.com, dove troverete tutto quello che c'è da sapere e dove potrete utilizzare il materiale a vostra disposizione. Se volete replicare la denuncia potete farla tranquillamente, la potete presentare dove volete, Un attimo. Carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani. No, vigili del fuoco no. No, guardia di finanza. Guardia di finanza, va bene. Anche i vigili del fuoco prendono intanto e consegnano la qualcuno. No, non lo posso. Ti danno la ricevuta. Comunque, non fa niente. Se hai i vigili del fuoco vicino a casa. Ha detto una battuta, Giorgio. Non fa niente. Quello che volevo dire. I vigili, le guardie carcerarie. Sì, fammi parlare un attimo. Volevo concludere dicendo che un attimo fa mi ha telefonato l'amica Lorella Presotto, perché vuole anche lei depositare una denuncia a proposito delle affermazioni della Boldrini, che in questi giorni ha fatto una serie di dichiarazioni davvero intollerabili e inaccettabili, e quindi occorre denunciarla. Quindi stiamo facendo insieme a Lorella Presotto una denuncia da scaricare da Facebook o da internet, da un altro sito qualunque di internet, e farla, poterla renderla utile, renderla utilizzabile per chiunque, anche chi non è esperto di denunce, che possa così andarla a depositare e a realizzare. Okay. In conclusione, questo è Orazio. È Orazio, lo vedete che è stato messo in castigo perché interrompe, capito? Il magister. Il mister, capito? Magister. Il magister, il mister, chiamalo pure voi. Ok, questo è mio. Dopodiché chiudiamo, ricordiamoci che il nostro vignettista è il grande pittore Nando Mascioli.